ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come state? Il video di oggi è un altro video in collaborazione, per così dire, perché giusto 2 settimane fa più o meno mi è arrivato un pacco da parte di Yes Style. Non so se ne avete sentito parlare prima, io già conoscevo il brand perché ho visto qualche video anche di Deborah Fully di recente, che adoro, e quindi ho detto fantastico, lo devo provare per forza su YouTube e comunque in tutti gli altri social. Quindi se non mi avete ancora su Instagram, TikTok, quelle robe lì, vi consiglio di seguirmi. Quindi il video di oggi sarà un video skincare un po' particolare, perché questi prodotti sono prodotti coreani e ormai tutti sappiamo che la skincare, proprio le leggi della skincare, sono quelle della skincare coreana, che hanno un sacco di prodotti stranissimi, maschere, robe pazzesche, e hanno anche tanti aggeggi che utilizzano sul viso, sia per la pulizia, per applicare le creme, eccetera eccetera. Quelli che vi farò vedere oggi sono 4 prodotti in particolare. Io li ho già un po' sbirciati, se devo essere sincera, ma non li ho ancora aperti o provati. Quindi prima di cominciare, se non siete ancora iscritti al canale, è giunto il momento di farlo. E adesso niente, bando alle ciance, iniziamo subito. Faccio vedere sicuro qualcosa. I prodotti in questione sono questi 4 qui. Una sorta di mini routine idratante e anche un po' anti-age. Cominciare non è mai un male. Quindi in ordine vi farò vedere e proveremo più da vicino questa qui, Gold Thread Face Mask. È una maschera, credo di quelle un po' oro, non ho ben capito se è una di quelle peel-off, che quindi si lascia asciugare e si strappa via. In quel caso avrei un po' di paura, perché penso che ti strappino pure i peli quelle maschere lì, che va tenuta in posa 15-30 minuti, quindi vediamo anche il suo interno. Tra l'altro vi lascerò tutti i prodotti giù nell'info box linkati, e qualora vi interessasse appunto prendere qualcosa dal sito, vi lascio anche un codice sconto che è JESS10, che vi garantirà credo un 10% di sconto, che non è mai male. La maschera in questione è questa qui, si capisce ben poco dalle istruzioni. Dice che è formulata con collagene, peptidi, oro 24 carati e provvede a fare questo effetto un po' lifting. Come utilizzarla? Applicare uno strato sottile dal collo alla fronte. Chiaramente consiglia di non applicarla nell'area più delicata, come quella del contorno occhio e delle labbra, e lasciare in posa 15-30 minuti. Don't carefully peel off. Quindi una di quelle maschere che si strappa via come una pellicina. Ho paura? Sì, la faremo comunque, anche perché sono fiduciosa e non ho mai provato. No, sto pensando, credo di non aver mai provato una maschera peel-off, o comunque se l'ho fatto è stato parecchi anni fa, ma proprio non mi ricordo. Come secondo prodotto c'è lui, che è un siero a base di Camellia sinensis, quindi tè verde al 77%. Applicare 2-3 gocce, chiaramente prima della crema, e massaggiare delicatamente. Meno male che oltre tutte le scritte in coreano che stanno ovunque c'è anche qualche riga in inglese, perché sennò sarebbe un po' impossibile utilizzare questi prodotti. Quindi il nome di questo è Innisfree Green Tea Fresh Serum, tralasciando ovviamente la mia pronuncia. Ok, oddio che strano. Ovviamente c'è scritto il sito, made in Corea. 50 ml, è bellissimo il pack, lo amo. E qui, non so se si riesce a notare, ma al lato ci sta tipo incisa la pianta, quindi penso sia la Camellia sinensis, tipo il rilievo lucido, è bellissimo. Questo qui è il terzo prodotto, che da quello che ho capito si tratta di una crema. Qua abbiamo il nome, quindi Centellian 24, è una crema occhi intensiva. Sono 25 ml, è adatta appunto da poter applicare nelle zone un po' più delicate, quindi contorno occhi, magari vicino alle labbra, e dovrebbe essere molto idratante e nutriente. Io che comunque mi ostino a non prendere la forbice, e prima o poi mi salterà un'unghia. Ok, sinceramente sembra un po' la crema che ho io per le scottature che ho preso in farmacia, però ci fidiamo. E infine, ragazzi, lui, che è uno strumento che mi mette un po' paura. Ho visto che esiste in 4 colori, rosso, argento, rosa, a me l'hanno inviato rosa, ed è praticamente una macchina che serve sia a far assorbire meglio i prodotti che si applicano tramite queste vibrazioni, una sorta di massaggio, sia un po' a fare effetto lifting, come il gua sha. Quindi il gua sha è quella pietra
che si poggia, diciamo, nelle zone un po' più... non so come spiegarvi. Un po' come il gua sha, che è quella pietra, diciamo, liftante, che serve a fare appunto massaggi che liftino un po' verso l'alto il viso. E questo dovrebbe funzionare alla stessa maniera, in maniera, si pensa, più efficace. Da quello che ho capito, e non ho capito granché, intanto dovrebbe già avere le batterie. Ma è super compatto, penso fosse più grande. Qui vedete che ci sta il più e il meno, e praticamente combacia a degli effetti diversi. Ma questa magari la vedremo meglio dopo. Ti spiega come fare i massaggi, quindi praticamente dall'interno del viso verso l'esterno, per quanto riguarda il collo, da qui un po' dall'alto e da qui verso l'esterno. Insomma, un po' una mini guida. Ma questa la vedremo alla fine, perché è uno degli step, diciamo, finali, o comunque quando metteremo il siero e la crema. Se non li faccio cadere a terra, ecco qui nel loro splendore i prodotti. Ma iniziamo subito. Io, per non sbagliare, mi sono munita del mio pennello da maschere e del mio cerchietto da casalinga, un po' disperata. Devo ammettere che oggi mi sono svegliata con la pelle non male. Troppo vedo sempre più che qua si nota un po' questa chiazza un po' scura, che non ho ancora capito se sono lentiggini o una sorta di macchia. Però le uniche volte in cui ho preso un po' di sole ho sempre messo la protezione 40, quindi non me lo spiego tanto, ma vabbè. Apriamo subito la Golden Mask. Al di sotto troviamo la protezione, questa è la consistenza. Essendo ovviamente una maschera peel off, tendenzialmente molto gelatinosa, chiedo di applicarla nella zona T, quindi fronte, stando attento a non prendere capelli e sopracciglia, un po' qui sul naso e qui sul mento, magari evitare le zone un po' più delicate. La sensazione è quella di applicare tipo della colla. Però devo dire che è piacevole, sa un po' di bagnoschiuma. Scusate la concentrazione, non vorrei incollarmi per sbaglio i capelli. Ok, diciamo che già praticamente se n'è andata un bel po', perché, beh, stendendo uno strato un po' generoso in tutto il viso, questo è il risultato. Per il momento molto piacevole, fresca, profumata, bella. Vediamo se tra qualche minuto mi rimangerò tutto. Nel frattempo leggiamo dal loro sito web un po' di ingredienti e effetti. Questa maschera dal nome Peslo, tipo, costa 35,50€, sono 70 ml. Tra l'altro, sottolineo una cosa che suggeriva anche Deborah Fulli: se acquistate da questo sito state attenti a leggere spedizione in Italia, che sia rapida, altrimenti ci impiega un bel po' il pacco ad arrivare. 2 hours later. Nel frattempo ho legato i capelli. Credo che la maschera si sia totalmente asciugata, infatti qua mangiando si è iniziata a togliere. Ok, decisamente sta iniziando ad andare via. Ok, l'effetto non è male, anzi sembra quasi piacevole. Sinceramente non pensavo si sarebbe tolta con tutta questa facilità. Ok, questo è il risultato. Dove è rimasta un po' più bagnata, vado direttamente io a rimuoverla. Adesso dico, sarà anche un effetto placebo, però a me la pelle sembra un po' più luminosa. Voi che dite, sono matta? Adesso che abbiamo finito con la maschera, posso togliere la coda. I miei capelli e le mie sopracciglia ci sono ancora tutte. Adesso direi che è il momento del siero, ovvero fino adesso uno dei prodotti che mi ispira di più. Il brand, come vi accennavo, è Innisfree, è un siero al tè verde, il costo adesso è di 34€ anziché 37,50€, sono 50 ml, e vediamo un po'. Tra gli ingredienti principali ovviamente pantenolo, che è lenitivo, niacinamide, che è idratante, camellia sinensis, che è quello che risulta qui al 77%, estratto d'uva, camellia giapponica, un mix di fiori, promette molto bene. Ha un colore particolarissimo, anche la consistenza sembra un po' più densa del solito, ovviamente già l'ho sbrodolato tutto. La fragranza sa proprio di tè, tè verde, tè in generale, buonissimo. Questa qua è la consistenza, metto appena 4 gocce. Oh. È molto piacevole applicarlo, perché dopo aver fatto la gold mask sento la pelle liscissima. Ah, tra l'altro ne applico adesso uno strato un po' più abbondante,
Così proviamo l'aggeggino. L'aggeggino sarebbe la Time Machine del brand Vana. Come vi dicevo, 4 colori, costa 78,50. Allora, bisogna premere il più per aiutare a penetrare gli ingredienti idratanti nella pelle, il meno per aiutare a penetrare la vitamina C o ingredienti illuminanti, modalità più e meno insieme per promuovere l'elasticità della pelle e l'effetto lifting anti-age. Si è illuminato, provo a premere il più. Ah, ok, devo tenerlo premuto forse. E lui fa, no, fa questi impulsi così un po' a caso. Quindi vado a massaggiare il siero che ho applicato in maniera abbondante dall'interno verso l'esterno. Sembra tipo la vibrazione del telefono. Comunque, tutto sommato è piacevole. Praticamente forse vibra quando lo poggi sulla pelle, perché se lo stacchi non lo fa più. Mentre se poggio sulla pelle, sì. E dice di massaggiare il viso per almeno 3 minuti. Beh, vi dirò, comunque è una sensazione piacevole. Non mi aspettavo. E comunque è abbastanza compatto, portatile, davvero piccolino. Mi aspettavo dalla scatolina che fosse molto più ingombrante. Ok, ho tenuto premuto e si è spento. Beh. Questo siero è molto idratante. E alla fine applichiamo il contorno occhi alla centella. Ok, questo qui del brand Centellion 24 è una crema occhi intensiva. Il costo è di 26,10€, di solito adesso è di 23,45€. Sono 25 ml ed è formulata con il THA, ovvero estratto tritato di centella asiatica, ovviamente, che ha innumerevoli proprietà benefiche, e collagene idrolizzato, che aiuta un po' a ridurre i segni dell'età. Quindi vediamo un po'. Sì, sembra a tutti gli effetti una crema medicinale, perché sotto si apre in questa maniera. Si dovrebbe. Oh, l'ho già aperta. Infatti la consistenza me la immagino super ricca. Sembra letteralmente una texture ricchissima, proprio come quella delle creme medicinali, oserei dire. Comunque ha una profumazione piacevole, quindi la applico sul contorno occhi. Forse ne ho applicata un po' troppa. E la picchetto in modo che si assorba per bene. Anche questa sì, ha una texture che sembra molto ricca, però in realtà è piacevole perché è setosa. Quando applico la crema contorno occhi utilizzo o il polpastrello dell'anulare o del medio e faccio dei movimenti molto molto leggeri dall'interno verso l'esterno. Non dimentichiamoci appunto di idratare bene questa zona qui, che è quella delle zampe di gallina, e portare delicatamente il prodotto verso l'alto. E poi se volete potete picchiettare anche l'area che sta di sopra. Questo è il risultato finale. Considerate che adesso, avendo massaggiato tanto la pelle, magari tende un po' ad arrossarsi, però la vedo molto luminosa. E vi dirò, questi prodotti per il momento mi hanno fatto un'ottima impressione, quindi fatemi sapere se vi interessano altri video sempre del brand. Devo dire che non mi sento di dare un voto negativo a niente, perché mi sono trovata per il momento bene con tutto. Chiaramente li testerò e vi dirò i feedback nel corso dei giorni o dei mesi in cui li testerò. Voi controllate sempre la descrizione dei video, che magari ogni tanto scrivo o cito qualcosa. Nulla, sono contentissima e ringrazio tantissimo YesStyle per avermi mandato questi prodotti da provare. Direi che per il momento do un 9 pieno a tutto, ma vi aggiornerò. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!